Benvenuti a PCE Instruments. Sono Ludger Köckler e oggi vorrei presentarvi il nostro fonometro PCE 322A. È uno strumento conforme alla norma IEC 61672-1 e opera in un range tra 30 e 130 decibelli con una risoluzione di 0,1 dB. È uno strumento conforme alla norma IEC 61672-1 e opera in un range tra 30 e 130 decibelli con una risoluzione di 0,1 decibelli. La memoria interna può contenere 32.700 valori, cioè può memorizzare per un periodo pari a 8 ore e mezzo con una frequenza di campionamento di un secondo. Il principale ambito di applicazione è la misurazione del rumore del traffico, del vicinato, dei cantieri edili e delle industrie, il semplice suono fastidioso o quello che vuole registrare per sapere che tipo di rumore produce. È uno strumento conforme alla norma IEC 61672-1 e opera in un range tra 30 e 130 decibelli con una risoluzione di 0,1 decibelli. La memoria interna può contenere 32.700 valori, cioè può memorizzare per un periodo pari a 8 ore e mezzo con una frequenza di campionamento di un secondo. Il principale ambito di applicazione è la misurazione del rumore del traffico, del vicinato, dei cantieri edili e delle industrie, il semplice suono fastidioso o quello che vuole registrare per sapere che tipo di rumore produce. Il PCE 322A ha incorporato un grande display retroilluminato dove si visualizza il valore a quattro cifre. La gamma di frequenza va dai 31,5 Hz fino ai 8 kHz. C'è anche la possibilità durante la registrazione o durante la lettura dei valori di cambiare il range di frequenza. Stiamo parlando della frequenza di tipo A, adatta all'udito umano, e quella C, che è quasi lineare. Abbiamo inoltre la possibilità di impostare la ponderazione temporale. Possiamo usare la registrazione rapida di 125 millesimi di secondo o la lento di un secondo. Si regola in base al tipo di rumore. Si tratta di un rumore che cambia velocemente o piuttosto di uno costante. In questo caso si imposta su lento. E si cambia velocemente sul veloce. Altre funzioni che offre il dispositivo sono la funzione Max, Minimo e Hold. C'è anche la funzione di allarme che può impostare perché il dispositivo avvisi quando c'è troppo rumore. C'è anche la funzione di allarme che può impostare perché il dispositivo avvisi quando c'è troppo rumore. Per il risparmio energetico può attivare la funzione di spegnimento automatico e il dispositivo si spegne dopo 15 minuti di inattività. Sulla parte laterale del fonometro ci sono i collegamenti per l'alimentazione dello strumento. Poterlo usare con o senza pile. Qui c'è anche il collegamento USB per caricare i dati al PC. Qui può vedere come il software. Sulla parte superiore sinistra può vedere. Il fonometro PCE 322A con il suo display e i tasti che si possono usare da qui. Adesso può realizzare una registrazione in tempo reale. Facendo clic su Real Time e Run. Può notare come scorre il grafico e come stia registrando con un campionamento di 0,5 secondi
Può anche visualizzare i dati registrati. Per farlo, interrompiamo prima di tutto la registrazione in tempo reale, nel caso sia attivata. Poi facciamo clic su Data Log e selezioniamo l'archivio. Anche qui c'è un grafico che può modificare e analizzare. Naturalmente si possono trasferire tutti i dati registrati per elaborarli. Naturalmente si possono trasferire tutti i dati registrati per elaborarli successivamente in un foglio di calcolo. C'è un altro collegamento jack che consente di collegare delle cuffie o un'uscita analogica. Osserviamo adesso la parte posteriore del dispositivo. Qui c'è il vano batteria per una pila da 9 volt. Qui sopra c'è una filettatura per il montaggio su treppiede, da fotografia o da banco, a seconda delle sue necessità. Altre cose ancora. Abbiamo un filtro antivento che collochiamo sul microfono per eliminare il rumore del vento che soffia sul microfono. E adesso parliamo della fornitura dello strumento. Abbiamo una stupenda valigetta. Dentro c'è quello che ho appena elencato, un mini treppiede da banco. Si possono allungare le aste per posizionarlo bene. Include anche la pila da 9 volt. Abbiamo qui il cavo USB e ovviamente l'alimentatore che, come ho detto prima, le consente di effettuare misurazioni prolungate. Un'altra cosa che troviamo è un piccolo cacciavite. Serve per calibrare il dispositivo, sempre che abbia un calibratore acustico. Qui c'è il nostro manuale di istruzioni che descrive in dettaglio il suo funzionamento. Grazie di tutto. Troverà altre informazioni nella nostra pagina web www.pcstrisciainstruments.com.